saresti mai aspettato di arrivare fino alla finale? Beh, ogni giorno ripenso a 26.197. Cioè, proprio ho sempre in mente il giorno dei casting in cui ero in fila con i miei genitori, il mio cane, pioveva a dirotto, un sacco di ragazzi tutti pronti per cantare, no? Per portare avanti il nostro sogno. E pensare che adesso sono qui al forum, siamo in quattro, cioè per me è veramente il mio sogno che si sta realizzando. Cioè, è come se fossero passati degli anni da quel giorno. Veramente, sono veramente super contenta. E che effetto ti fa pensare che salirai su un palco uno dei più importanti d'Italia? Per me è un grande onore salire in questo palco, un palco appunto in cui sono stati i più grandi artisti, e farlo a 17 anni, duettare con Robbie Williams sullo stesso palco è un'esperienza pazzesca. Appena l'ho visto mi sono gasata subito, ho visto tutti i posti, tutta la gente, tutte le piattaforme che si sollevano, le luci. Sono veramente contenta, non vedo l'ora di esibirmi. E pensi di essere cambiata o cresciuta in questo percorso? Beh, questo percorso sì, mi ha totalmente cambiato, è come se uscisse un'altra persona. Mi ha reso più matura, più consapevole di me, di chi voglio essere, e adesso sono veramente decisa che questo sarà il mio lavoro. Voglio vivere di musica, scrivere canzoni, collaborazioni, voglio fare questo. E non hai in qualche modo paura che, essendo così giovane, uscire da questo comunque mondo protetto e uscire là fuori sia un po' pericoloso in qualche modo? Beh, un po' sì, ci penso a quando uscirò, come sarà, però sono troppo gasato, ho proprio una voglia di fare, di imparare, quindi no, non ho paura, sono veramente gasata e contenta. Mi dispiace più che altro lasciare questa esperienza. Mi mancherà il primo soundcheck del lunedì, mi mancherà tutto, le performance, però no, non sono così tanto spaventata. E sei contenta di aver portato un inedito scritto da te anche in così giovane età? Beh sì, per me la più grande soddisfazione è stato appunto portare il mio inedito avendolo scritto io a 14 anni, e l'inedito appunto a cui sono più legata, perché è stato il primo scritto. E quindi per me cantarlo è stato pazzesco, poi vedere anche tutta la gente che lo cantava insieme a me, per me è la soddisfazione più grande che un artista possa avere.